Maria, così con voi. Vedo Milano, un onore per me stare questo, per questo bastardo, lui spacca veramente il culo. Fatemi sentire casino per il mostro! Villaggio. Buongiorno. Doppia H. Ciao Matteo. Programma e fa bene, bene. Ciao. Fiorentino, benvenuto a Doppia H Live. Mancavi tu, cazzo, bisognava partire da te, perché parlavamo per onda che tu Doppia H ormai la fai da 10 anni. Ormai ci avevo 10 anni, no? 8 anni che vengo. Ce l'ho fondata io Doppia H. E da noi ti dobbiamo tantissimo. E abbiamo l'onore di portarti fortuna, quindi a fine intervista, come al solito, tu esprimi un desiderio. L'ultima volta era quello del film. Vedi che insomma in qualche modo l'abbiamo realizzato per quello, c'era il pezzo con Pino Daniele, ce l'abbiamo realizzato, Sanremo, hai realizzato un sacco di desideri. Il prossimo è il programma in TV. Ok, allora, Doppia H si impegna, programma in TV di Fiorentino. Un programma in seconda serata, io quando facevo l'animatore turistico, no? Lavoravo nei villaggi e facevo il Clementine. Lo chiamiamo già, c'è il titolo Clementine in seconda serata, o sulla Rai, o su Mediaset, o su Sky, in seconda serata Clementine. Ci siamo io, la mia chitarra, il pubblico e gli ospiti che cambiano, può essere un rapper, può essere un calciatore, può essere un conduttore radiofonico, Renato Matteo, si crea, capito? Andiamo a... Grande Clement. Doppia H Live, veniamo, si parla di live. Sì. E di tuoi live. Tu hai un rapporto col palco che in realtà è parte anche dal teatro. Qual è il primo tuo palco che ti ricordi? Che immagino non sia subito letto. Il primo palco? Vedi, ah, questa è la gente seria che fa le domande serie, non sempre le stesse. Allora, il primo palco, fammi pensare, mi piace. Sarà qualche corrida, qualche karaoke, in qualche campeggio a Pestum, provincia di Salerno. Il provino per lo Zecchino d'Oro, forse. Hai fatto il provino? Sì, ma c'avevo 4 anni. Sì, ho cantato. Il capocannoniere hai portato? No, ho portato, volevo un gatto nero. Fantastico. No, volevo un gatto, 44 gatti. Ne sono arrivati due gatti. 44 gatti in fila per sempre. Con il resto di due, ma te. Cioè, com'è che ti hanno scartato? È perché c'è una zeppola, forse. Ma che infame. Che nel rap funziona, ma non sempre. Ma meno male che mi hanno scartato. Se no capisci che poi a fare il retro. No, perché poi ti immagini che diventavo conosciuto per lo Zecchino d'Oro. Esatto. E poi diventavo un'altra cosa. Cristina D'Avena diventava. Diventavo Clementino D'Avena. Clementino la Iena. Vedi che tu alla fine tornavi lì. Poco da fare. Sì, era meglio facciamo il rap. Facciamo il rap. Primo palco rap allora, che ti ricordi? O il palco che ti ha emozionato di più? Il primo palco rap? Sì. Il primo palco rap. O quello che ti ha emozionato. Allora sì, il primo palco rap, sì, mi ricordo bene, Archibald Pub di Nola, sì. Nel 96 avevamo una crew, si chiamava il no, aspetta, prima ancora, palco della festa della birra a Faibano di Camposano, provincia di Napoli, il gruppo si chiamava 20.000 Volts e facevamo le cover dei Sottotono. Totale. Beh, abbiamo il vinile di Solo Lei a quel che voglio, mettiamo la base e ci cantavamo noi sopra mettendo i testi nostri, viva Tormento, tutta la vita, grande Tormento. E poi vabbè, i palchi più importanti sono sicuramente il primo maggio a Roma, concerto di 2 anni fa, c'erano quasi quante persone, mi ricordo veramente tantissime. E poi il Pop Camp a Praga. E tra l'altro, essendo un evento internazionale, avete anche un po' la responsabilità di rappresentare. Sì, sì, anche se comunque gli italiani cantavano nei capannoni più piccoli. Chiaro. Nella line-up sul palco grande era comunque formata da Method Man, Redman, Necro, il Build-Up, D.O.D. c'erano fuori Buggers, Masta Ace, Talib Kweli, c'erano i Monster, c'era Mos Def, no vabbè, non mi si danno neanche perché io sono cultore di musica rap americana, su quello possiamo fare tutti i teatrini che volete anche sulla Rai, ma MF Doom nessuno me lo toglierà dallo stereo, insomma. Benvenuti qua giù, l'oracolo del sud, da Napoli a Cefalù, qua giù. Faccio un pulito, datemene di più, spegnete la TV, questo non è un film, è una tribù. Ah, yeah, nah. Carica rap
Davide con terrone, mo carne, sembra bradi, vittati di Davide, che hanno uno sabito, che hanno varite macchina, ma arrivano lontana, sti razzo meridiono, contamina l'anima fra. Oh, siamo più stranieri, più clandestini, è peggio di ieri, ma sempre vivi. Ratmo mi, assieme a mamma Marie, musica na malattia, e guardia frana rapì, e faccio il mondo. E invece tu la senti l'adrenalina pre-live, cioè sei uno di quelli che va un po' in sbattimento, va a un lato, oppure tu che cioè, sei già carico? Sembra strano, tantissimo. Perché in genere a volte no, chi sul palco riesce a trasmettere molto, magari prima se la vive un po' in sbattimento. Sì, sì, io in genere me la vivo proprio male prima di salire sul palco, però è tutta un'emozione che sta salendo. L'unica volta in cui sono salito sul palco, molte volte succede che sei emozionato, però appena sali sul palco ti passa. L'unica volta che non mi è passato neanche sul palco è stata la prima sera all'Ariston di Sanremo. Avevo la voce così. Sembravo quello di. Sembravo Don Pietro Savastano. Però funziona. Fa personale questa volta. Sì, però poi è stata avvertita questa mia emozione. Secondo me, guarda, ti dico, ti abbiamo seguito, abbiamo seguito anche Rocchino, la svolta è stata proprio da Raffaele. Cioè forse il tiro fuori la tua teatralità lì ha fatto. Sì. No, il mio pezzo di Sanremo è stato quello. Ma secondo me il pezzo di Valentino anche nel pezzo tuo dopo, nel senso che ti ha proprio sciolto. Certo. Ma infatti sono contento di queste cose, però mi lego anche alla domanda che hai fatto prima dei palchi che ho calcato, sicuramente è stato anche l'Ariston quando ho fatto Don Raffaele e poi il palco con Fabri Fibra, sicuramente al Fabric, con Pino Daniele e Paolo Partenope, cioè ci sono dei palchi che non dimenticherò mai. Da quanto tempo ci conosciamo, sembra ieri. Pistola d'acqua, cannoni come bersaglieri, progettando delle note al profumo di jazz, nelle bustine come bombole fuga di gas. Appartati sempre nelle peggio situazioni, senza capi niente sotto effetto capatoni, le luci dei lampioni, panchine nei rioni, e chi combatte ancora adesso, signore e signori, dai ruderi del sud Italia e care di freestyle, fin sopra il nord magica Iena segna per noi. Dicevano i ragazzi dei palazzi, negli studi, di tatuaggi, dentro i club, nei quartieri, quelli marci. E invece c'è qualcuno con cui ti piacerebbe ancora duettare live? Manu Ciao. Radio Popolare potrebbe attivarsi, in genere Manu Ciao se passa. Manu Ciao è uno che ha fatto anche recentemente un live a Monza, ma sempre comunque un casino di gente che manda. È un mito, poi ti dico, lui, io ho fatto quando sono lontano, l'ho fatto da clandestino. E quindi voglio dire, il tema è lo stesso. Io ho fatto Vient, lui ha fatto El Viento. E c'ha le mie iniziali, MC, Maccaro Clemente, Manu Ciao. Sono andato a cena, sono andato proprio con lui a Molfetta, provincia di Bari, e ci dobbiamo vedere a Barcellona, quindi dai, appena finisce dai, tutto questo, io veramente sarebbe un sogno. Per il momento c'ho quello come. Fai bene a esprimerlo qua. Ma guarda, io ce l'ho avuto in ordine, ho fatto Fabri Fibra. Giovanotti, Pino Daniele, adesso speriamo Manu Ciao. Dopo Manu Ciao andiamo sul pesante, vediamo. Sicuramente qualche rapper americano, però. Ma mi piacerebbe, no, non solo qualche rapper, il mio sogno sarebbe collaborare con Damian Marley. Vabbè. Però io non ci devo rappare in italiano, devo andare con quel napoletano ignorantissimo. Stavo per dirlo. Manco Gomorra mi deve capire. Cioè pensa che chiamano Savastano e tu magari. Sì, no, io sono più il trash di tutti quelli di Gomorra messi insieme nel rap. Nel senso che mi piace utilizzare anche termini antichi, dei vecchi. Domanda a Savastano se dice il ambazzo. E io quindi se riesci spunti, vedi la poesia della parola. Mi piace perché imparo ogni volta qualcosa, esco veramente un po' più terrone ogni volta. O talacquallo, lo sai che è un talacquallo? Che immagino voglia dire tradotto letteralmente il tale quale? Lo specchio. Questo mi piace, questo mi piace come un dramma amore. Un dramma amore l'ascensore. Un dramma amore l'ascensore. È fantastico, io. Infatti, sì, un dramma amore l'ascensore. Stupendo. E se la musica suona dalla finestra di casa, 5 minuti e già in vasa, gira dischi, DJ microfono. E se la musica suona dalla finestra di casa,
5 minuti in casa. Segui il ritmo insieme a me, voglio. Scrivo un copo Instagram, già sta sapacando liam. Quando italiana sta Natale pan. Quando in te livello che arrivam. Tanti che vi scialzo con le mari, scial tu pare pal. Tambia che faccia salti pan. Dipende se vende nei sotterri la vita pan. A mente che le mette sembra con curvata ma dai. Tra le David tra alte basse. Rulando e cassa, oh. Senti, un po' per chiudere. Intanto un aneddoto di un palco, una roba, una figura di merda schivata piuttosto che un... Siamo sul palco, all'improvviso faccio freestyle, mi cade il dente, no, mentre sto rappando. No. E io, spacco l'amore, no, ti è caduto pure il dente. Grande. Allora io ora sfido a qualche rapper italiano a fare di più, forse solo Speaker Chance ho fatto più di me, si è sfornato un palco mentre stava cantando. Ah, intanto pure. Sì, con la testa fuori. Grandissimo. Beh, il dente però forse è quasi più del palco, perché è qualcosa di tuo, non è? Sì, no, il dente è tremendo. Tremendo? Così. Sì, infatti. www.facebook.com/white Tremendo, grazie mille, grazie, sei stato doppia live, alla prossima, calma.